La donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche è al centro della giornata conclusiva sulla donazione nell'ambito della 18ª edizione della Borsa di Studio Carolina Sabatelli. Alla Fondazione Giovanni Paolo II, iniziativa organizzata dall'ADMO, la giornata sulla donazione è stata introdotta con legge regionale nel 2005. L'unica regione in Italia che ha istituito per legge regionale la giornata della sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo. E di questo noi ne siamo felici. All'epoca abbiamo, devo dire, pressato, ma fortunatamente il presidente dell'epoca della Regione Molise ha accolto la nostra richiesta e ha fatto in modo che potesse essere istituita questa legge. Questa legge che serve anche per poter fare in modo di poter andare nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Molise per poter cercare di sensibilizzare i giovani, principalmente quei ragazzi, noi andiamo principalmente nelle classi quarte e quinte superiori, dove ci sono ragazzi che hanno compiuto il 18esimo anno di età, perché è l'età minima per potersi iscrivere e poter fare la tipizzazione per poter eventualmente accedere alla donazione di midollo osseo, perché per la compatibilità in Italia e nel mondo è di 1 a 100.000, il che significa, come spesso ripeto, probabilmente è più facile fare un terno all'allotto che arrivare alla donazione di midollo. Però più persone si tipizzano, più possibilità ci sono per i malati di avere una possibilità di vita. Durante l'incontro gli interventi di Sergio Storti, direttore di Oncoematologia alla Cattolica, e di Pasquale Marino, direttore dei centri trasfusionali del Molise, presenti anche il sottosegretario della Giunta regionale Quintino Pallante e l'assessore comunale di Campobasso Paola Felice. Il presidente dell'ADMO Molise Eugenio Astore ha fatto il punto sulla donazione dal 1995. Siamo riusciti a far donare 10 persone negli anni, 10 donatori, di cui 7 sono donne. Abbiamo 1500 iscritti e nel 2018 abbiamo tipizzato, quindi iscritti nel registro nazionale, 98 nuovi donatori, possibili donatori, per cui siamo soddisfatti, ma dobbiamo incrementare questo numero, perché più siamo, più possibilità di trovare un donatore compatibile esiste per un malato.